Sì, grazie Presidente. Questo governo non nasce certo con le dichiarazioni ufficiali del Ministro Salvini e né tantomeno con la mozione di sfiducia che ha presentato la Lega. Questo governo nasce molto prima, altrimenti non si spiegherebbero la lettera che il Presidente del Consiglio Conte insieme al Ministro dell'Economia Tria in data 2 luglio hanno inviato alla Commissione Europea, sostanzialmente confermando che l'Italia sarebbe rimasta sotto il vincolo dell'1,8 nel rapporto deficit-PIL, di fatto riscrivendo totalmente la manovra e non dando nessuna possibilità di poter fare una manovra espansiva e indubbiamente cancellando qualsiasi ipotesi di poter portare avanti il progetto della flat tax, salvo poi il 25 agosto, ma oggi è stato confermato, sentire le dichiarazioni del ministro Tria che tutto sommato il 2,4 o il 2,7 non sono poi così un tabù adesso che al governo non ci sono più i sovranisti, quelli veri, mi permetto di dire. Questo a testimonianza che forse più che nella democrazia del deficit, qui abbiamo un evidente deficit di democrazia. Ma vogliamo pensare ai 14 voti che sono stati determinanti per l'elezione di Ursula von der Leyen, la famosa rigorista, indubbiamente che non c'entrava nulla con quella politica di sfida all'Europa che era iniziata col governo giallo-verde, l'elezione di Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, e del Vicepresidente Castaldo, la richiesta del Partito Democratico di chiedere sul presunto Russia Gate di venire in aula non a Salvini qui al Senato ma al Presidente Conte, quindi vuol dire che certi ammiccamenti c'erano già prima, visto che lo stesso Presidente Conte poi è venuto in aula e ha consentito subito alla vostra richiesta. I continui veti che c'erano su quelle che erano le proposte della Lega, altro che crisi incomprensibile, altro che politica di autolesionismo. Signori, abbiamo semplicemente anticipato ciò che da tempo era già stato apparecchiato. Avevamo capito che una buona parte del Movimento 5 Stelle era passato dall'altra parte della barricata, già perché per il Presidente del Consiglio Conte i nemici non erano più l'elite, la deriva mercatista, la deriva della finanza, non era l'austerity, ma erano diventati quelli della Lega perché stavano crescendo troppo. Ecco, questa è la verità che almeno chiariamo una volta per tutte davanti a tutti voi come sono andate veramente le cose. E nulla è valso cercare di recuperare il contratto con quella parte dei 5 Stelle che non volevano e secondo noi non vogliono tuttora andare col Partito Democratico e che avevano mantenuto, soprattutto qui al Senato, quello spirito antisistema. Ma poi è arrivato Grillo e ha detto no signori, bisogna per forza far sì che il movimento che era nato contro il sistema era giunto il momento che diventasse organico adesso, evidentemente perché Grillo ha qualche altro progetto per il futuro. Ma veniamo al programma e alla squadra. Beh, il programma, Presidente, 27 pagine senza argomenti, sembrano quei prestampati che vanno riempiti di argomenti che possono essere utili per tutti i programmi di governo di tutte le amministrazioni dello Stato, ma che potevano sostanzialmente essere riassunti con una riga sola: fermare Salvini e la Lega. Già, perché lo ha detto Renzi, il senatore Renzi, bloccare Salvini era un dovere, una missione, lo ha detto il capo del partito Zingaretti, primo risultato evidente, Salvini isolato e battuto. Però è stato anche detto che con questo governo improvvisamente deve andare via, cioè bisogna superare quell'odio e ritrovare un po' di umanità. Già, però da un governo che nasce, soprattutto che ha come collante l'odio nei confronti di Salvini, beh, sicuramente è un atteggiamento ipocrita e anche poco credibile.
Anzi, ve lo diciamo, lo dico, ho sentito gli interventi, sono stato in aula tutto il tempo. Cercate almeno di fare finta un po' di andare d'accordo, che se è un matrimonio forzato, l'hanno capito tutti, fate almeno un po' finta a proposito di volersi bene, almeno di... lasciamo perdere l'odio e vogliamoci un pochettino bene. Sì, perché è chiaro, è un governo di scopo, questo è abbastanza evidente. Uno, impedire le elezioni, perché indubbiamente facendo così poi tra l'altro fate un torto anche ai vostri elettori, non dimenticatevelo, che anche loro hanno il diritto di poter votare il Partito Democratico, i 5 Stelle e quant'altro. E questo soprattutto, noi diciamo, è una sorta di vilipendio vero e proprio della democrazia, che noi non tolleriamo e per cui continueremo sempre a combattere chiedendo elezioni subito, come abbiamo fatto già nella giornata di oggi. Questo è il primo obiettivo, impedire le elezioni, e il secondo, consentire a Renzi di organizzare il nuovo partito. Ci sembra abbastanza evidente che questo sia il governo di scopo, oltre alle 400 nomine, all'elezione del Presidente della Repubblica, beh, tutte cose sicuramente che danno un bel senso di attaccamento a quello che sono i bisogni reali dei nostri cittadini. E la conferma, chiedo scusa, arriva in modo molto chiaro dal fatto che né Renzi, né Zingaretti, né Orlando, né Marcucci facciano parte della squadra di governo, come per dire è il governo di scopo, stiamo fuori e vediamo che cosa sta succedendo. Non ci credete neanche voi, l'abbiamo visto anche oggi, come è stato detto bene prima dal nostro Matteo Salvini. Poi mettere un ministro dell'interno tecnico sicuramente un segnale di debolezza. Il ministro Patuanelli, a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, forse uno dei pochi che merita quella posizione, lo diciamo con grande chiarezza. Ecco, anche lì, anche qui, anziché metterlo al Ministero delle Infrastrutture, per cui era più competente, l'hanno lasciato allo sviluppo economico con 150 crisi aziendali sul tavolo. Buon lavoro Patuanelli! Ecco, poi vabbè, se vogliamo pensare al Ministero dell'Economia e della Finanza, beh, possiamo certamente dire che siamo passati da osservati speciali a controllati speciali. Indubbiamente il nostro Paese da oggi risulta commissariato, visto i trascorsi del signor Roberto Gualtieri, che a proposito di fiscal compact, di meccanismo di economia di stabilità e quant'altro, se ne intende particolarmente. A proposito, Presidente, il fatto di aver dimenticato un po' il Nord, vista un po' la composizione di ministri, quindi avendo dimenticato la parte produttiva del Paese, facendo così non aiutate neanche il Meridione, sia chiaro. Se non aiutate la parte produttiva, non aiutate il Sud Italia, non l'aiutate con una nuova banca del Mezzogiorno, non aiutate il Meridione così, sia chiaro. Ma veniamo a lei. Professor Giuseppi, che delusione, io lo dico, non conoscevamo questo suo lato opportunista, incoerente, trasformista, mascherato sotto le sembianze del pacificatore, dell'uomo equilibrato, dell'uomo che usa una lingua mite per leggere il suo discorso, ma che parla di nuovo umanesimo. Già, bisognerebbe capire di quale dottrina si tratti, sembra più una dottrina del compiacimento di se stessi. Ecco, anziché il primato della persona, come ha scritto, Presidente, secondo me lei avrebbe voluto scrivere il primato della sua persona. Bell'insegnamento ai giovani, già da avvocato del popolo ad avvocato dell'elite e dei palazzi. Bell'insegnamento, sì, ai giovani di oggi, visto che non ho sentito parlare. Pur di mantenere la poltrona, siate pronti anche a rinunciare alla vostra dignità. Sì, adatto allo spirito dei tempi, questo indubbiamente, ma cosa per cui noi assolutamente combatteremo. Anzi, a proposito, ci spiace che non sia qua il ministro Di Maio, perché guardi, ministro Di Maio, l'avremmo voluto dire, lo lasciamo agli atti, guardi che quell'occhiolino sul giuramento è un parente molto stretto del più celebre Stai Sereno di Matteo Renzi. Sa, un caro amico mi dice che sostanzialmente alla fine le ricorda un po' quel provare per credere, non so se ve lo ricordate, ovviamente con tutto rispetto per la pubblicità di Agliazzone e di Guido Angeli. Comunque, a proposito di colpi di sole, mi avvio a chiudere, Presidente, il nostro timore è quello che un po' accecati siate stati voi durante quest'estate,
soprattutto per il fatto che forse resterà il dubbio che sia per il Partito Democratico che per il Movimento 5 Stelle tutto sommato non sarebbe stato poi così negativo andare al voto. Il PD si sarebbe potuto ricompattare in nome del non diamo i pieni poteri e fascismo e tutte queste belle storielline che sentiamo da un po' di tempo, che però possono avere e fare la loro presa. La stessa cosa al Movimento 5 Stelle, che con Conte, candidato premier, poteva fare. Un minuto l'ha andato tu, prima del tradimento, il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto arrivare su una buona percentuale e obbligare la Lega sostanzialmente in futuro a poter negoziare. E invece avete scelto, avete fatto la vostra scelta, vi siete messi insieme e sì, probabilmente aveva ragione la Consulta a parlare di settembre, perché avete stabilito il vostro suicidio politico assistito, indubbiamente. Ecco, Salvini non durerà o quant'altro come abbiamo sentito, no, invece durerà a lungo, ma non lo dice la Lega, perché chi si loda si imbroda, ma lo dice Massimo D'Alema in un convegno 3 mesi fa, quando sostiene che Salvini durerà a lungo, dice attenzione, perché crisi economica, flussi migratori, globalizzazione non governata, bisogno di identità, alla fine saranno temi sempre più sentiti da parte dei cittadini. E a ridere, fra poco torneremo a essere noi, questo sia chiaro. Oggi chiedo scusa a tutti voi, oggi se c'è una persona qua dentro che ride, dobbiamo ammetterlo, è il presidente Monti, che per una svariata serie di motivi, ma soprattutto perché il governo da lei guidato, professor Monti, dal 2011 al 2013, sta per perdere il primato di peggior governo della storia della Repubblica, sostituito dal nuovo governo Monti bis, ahimè, Conte bis. Per questi motivi noi voteremo contro la fiducia, mai col Partito Democratico. I cartelli.